volevo chiedere. Perché noi non facciamo le ore buche? Piuttosto non mandano la moglie a fare supplenza. Io credo che la scuola sia un luogo dove accade qualcosa, dove avviene qualcosa. E ciò che avviene deve avere un significato. Allora la lezione è il cuore di questi avvenimenti, perché è il punto in cui avviene un significato per chi è lì. Da questo punto di vista un'ora buca è un'ora senza senso, perché è un'ora dove non accade niente, dove nessuna proposta viene fatta. Allora che la scuola proponga degli spazi vuoti di significato è un peccato. È per quello che in una scuola si cerca sempre di evitare questo, di evitare cioè di dare degli spazi dove non succede niente per la persona. L'ora buca è questo. Da qui nasce anche una grande creatività, cioè se si è coscienti della dignità di quello che a scuola succede, della grandezza di quello che a scuola può accadere, si fa di tutto per evitare che non accada. E allora si può anche assistere al fatto che alcuni insegnanti, piuttosto che lasciare uno spazio vuoto di senso, per il bene che nutrono verso la scuola e verso i propri allievi, mandino qualcuno. Che la scuola si muova per questo, magari questo qualcuno è la moglie di un insegnante, ma questo non fa altro che testimoniare che stima si ha della scuola. Quindi il problema è all'origine, è essere coscienti di cosa è la scuola e di cosa avviene dentro un'ora di scuola. Dentro un'ora di scuola si è affacciati alla realtà e al suo significato, e quando questo non avviene è un di meno per tutti, anche per gli allievi che in fondo desiderano questo, in fondo desiderano essere messi di fronte a qualcosa che accade, che li spalanca, che li apre e che li rende aperti a tutto. Ecco perché le ore buche sono da evitare.